Il 2020 è ormai alle porte, ma il Molise, anziché progredire, sta conoscendo una fase di straordinario regresso. Gli ospedali chiudono, i giovani fuggono, la disoccupazione ha raggiunto livelli drammatici, le infrastrutture stanno letteralmente cadendo a pezzi. In Molise, alle soglie del 2020, ci vogliono 3 ore per percorrere una statale di 87 chilometri, non una mulattiera, una statale che collega la costa all'entroterra. Gli sventurati automobilisti che domenica sera da San Salvo dovevano raggiungere Isernia, partendo alle 19, sono giunti a destinazione ben oltre le 22. Questa mattina, giornata feriale, partendo da San Salvo alle 8, gli automobilisti hanno potuto raggiungere Isernia non prima delle 10:30. Vergognoso ed avvilente. La prima criticità, a pochi chilometri dalla costa, dove insiste un autovelox a metà di un rettilineo con il limite fissato in 70 km orari. Non sembra ci sia da parte dell'astuto comune abruzzese la volontà di prevenire gli incidenti, ma solo di mettere le mani nelle tasche della gente. Poco più avanti si arriva al primo semaforo, bivio per Montemitro. Una ditta subappaltatrice di ANAS sta realizzando dei lavori di messa in sicurezza di un ponticello. Oltre mezz'ora di attesa con una temperatura esterna di 40 gradi, resa ancor più insopportabile dal calore proveniente dall'asfalto. Ciò basterebbe già a rivolgere ogni forma di improperio nei confronti di chi ha programmato in estate la manutenzione del ponte. Ma non finisce qui, perché l'odissea è solo all'inizio. Ancora pochi chilometri e c'è già un secondo semaforo, installato questa volta per consentire agli operai di ripristinare il guardrail. Altra fila interminabile prima che scatti il verde. Fatte poche centinaia di metri, il traffico deve nuovamente fermarsi, perché altri operai stanno realizzando la segnaletica orizzontale. È la Trignina, ma sembra un girone dell'inferno. 3 semafori in una decina di chilometri, oltre all'autovelox. Tanto per gradire anche un posto di blocco delle forze dell'ordine, che forse per pietà evitano di alzare la paletta in faccia agli sventurati automobilisti. Intanto i 3 cantieri hanno creato una fila chilometrica di mezzi pesanti, impossibili da superare anche laddove sarebbe consentito dal codice della strada. E così la velocità media del viaggio non supererà fino a Isernia i 40 km orari. Non è mica finita. C'è il debridge sul ponte di Bagnoli, l'unico tratto a 3 corsie, dove i motori potrebbero respirare, vede la soppressione di una corsia di marcia e così il sogno di sorpassare un paio di tir scompare davanti ai birilli che riducono la carreggiata. Per non parlare del viadotto Gamberale, dove il limite è di 50 km orari ed il lato sinistro della strada è un cantiere sempre aperto. 2 mezzi pesanti che si incrociano devono rallentare quasi fino a fermarsi per evitare un frontale, tanto è stretta la corsia di marcia. Siamo così giunti all'ultimo tratto di Trignina, in prossimità di Isernia, con uno stato d'animo che oscilla tra la rassegnazione e la rabbia. Per i molisani ormai l'unica certezza è che i lavori sulle sole 2 strade che portano al mare, nella nostra fantastica regione, si fanno d'estate. Un isernino che voglia raggiungere San Salvo impiega lo stesso tempo di un napoletano che col Frecciarossa vuol recarsi a Milano. Ma al Molise non serviva l'autostrada, e neppure il raddoppio della Bifernina o della Trignina. No, per i nostri politici, lungimiranti e filantropi, il Molise aveva bisogno della metropolitana leggera. In pratica è stato come somministrare una Ziguli per curare un arresto cardiaco.